Sì, cioè secondo me c'è anche, c'è un problema. L'organizzazione delle Brigate Rosse, la lotta armata, le esperienze di quegli anni, di quei movimenti, di quelle, sono state sconfitte. Questo è un dato che va messo in chiaro, altrimenti non si riesce poi a spiegare il perché. Oggi ci troviamo di fronte a certe chiavi di lettura e sono state sconfitte, sconfitte anche in un qualche modo malamente, cioè è molto difficile in un processo rivoluzionario morire in piedi, no? Noi da questo punto di vista siamo morti ancora più stesi, nel senso che il livello di dissociazione, di pentitismo degli ultimi anni è stato molto forte e ha messo anche in evidenza un limite soggettivo dei militanti, di quell'organizzazione, di quella realtà, cioè di capire che è una realtà sociale, politica, nazionale e internazionale. Si era talmente modificata che non era possibile uno sviluppo rivoluzionario sull'impostazione che gli avevamo dato quando si era iniziata la nostra esperienza. Cioè, infatti, c'è anche in un pezzo di un documento che metto come citazione nella parte finale del libro, nella quale affermiamo che non siamo stati capaci di capire quelle contraddizioni che stavano trasformando lo scontro nel nostro paese. Abbiamo dovuto pagarle fino in fondo. Ecco, questo secondo me è un elemento importante da capire perché. Perché questo dà anche la chiave di lettura degli anni successivi. Cioè nel momento in cui la sconfitta è stata una sconfitta generale, perché la sconfitta della lotta armata in Italia ha in un qualche modo correlato, si è messa, avverata, cioè si è in relazione a una sconfitta molto più generale. Cioè, a una trasformazione sia sul quadro nazionale che internazionale dei movimenti, delle lotte, cioè l'involuzione della Cina dopo la rivoluzione culturale, il crollo dell'Est, cioè adesso la situazione nel Medio Oriente, nel Mediterraneo, la sconfitta di tutte le lotte. Cioè, sono cose che sono separate tra di loro, ma che sono in un qualche modo relazionate da un periodo storico, no? Avviene una cosa. Quella cosa una forza rivoluzionaria doveva comprenderla. Noi non, se l'abbiamo compresa, poi non siamo stati capaci di trovarne le chiavi interpretative. Infatti, quando concludo la parte del libro, quando noi poi diciamo le Brigate Rosse coincidono con i detenuti, diciamo, dico anche che abbiamo tentato, perché quello che almeno con un gruppo, con una parte di compagni che eravamo in carcere assieme, abbiamo tentato di vedere cosa si poteva fare, come poteva andare avanti un processo rivoluzionario in condizioni diverse, con anche strumenti, modi di lotta e forme di lotta diverse. Infatti dico, abbiamo pensato alla situazione irlandese, alla situazione spagnola, che cosa. Che loro, i Tupamaros in America Latina, cioè che loro erano stati capaci, in un altro contesto storico e sociale, di trasformare delle organizzazioni che avevano vissuto sulla lotta armata in organizzazioni che si sono mosse poi invece nella lotta sociale, sospendendo o sostituendo la lotta armata in condizioni diverse con la lotta sociale. Ecco, noi questo non erano le condizioni italiane, noi siamo stati sconfitti da un punto di vista politico, non solo organizzativo. Infatti tutto il discorso della dissociazione che poi porta a un percorso che è quello degli anni successivi. Tu dicevi prima la memoria di quegli anni, la ricostruzione che è avvenuta di quegli anni. Se noi andiamo a vedere, la stragrande parte di quella storia è stata scritta da
dei vincitori. Cioè è stata scritta da dei giornalisti che hanno collocato la loro lettura. È stata scritta dal potere, è stata scritta dai processi, è stata scritta dai dissociati, è stata scritta dai pentiti, è stata scritta da chi in un qualche modo ci se n'è trovato coinvolto ma ha voluto portarne fuori, scusate il termine, le palle nel tempo più breve possibile. Pochi sono, ad esempio, gli scritti degli sconfitti. Per quello che mi viene in mente qua adesso, il libro di Mario Moretti, Le memorie di Barbara, in un qualche modo le prime ricostruzioni del progetto Memoria, che almeno cerca, se non una ricostruzione politica, una ricostruzione storica, però si contano sulle dita di una mano, ecco, perché in parte anche la scelta poi mia di mettere giù questa cosa qua. Questo fatto, il fatto che la sconfitta è stata di questa portata, il fatto che non c'è stata la capacità politica, la forza di ricostruire un percorso, di lasciare una memoria, non c'è stata, e qua forse si caratterizza anche un pochettino la realtà italiana. Io adesso non voglio trasformare un'analisi marxista in un'analisi di bottega, ma l'Italia, in molti periodi della sua storia, probabilmente non è solo un problema italiano, è un problema dell'uomo quando si trova di fronte alle sconfitte, ma io sono abbastanza vecchio nonostante tutto, forse molti di quelli che ascolteranno queste parole non avranno mai visti, ma io ero molto amante dei film di Alberto Sordi, non perché mi identificassi in Alberto Sordi, anzi, ma perché Alberto Sordi rappresentava l'italiano medio. No? Cioè quello che quando arriva di fronte alla necessità di scelte, se in una condizione di forza è in grado di essere anche prevaricatore, se in una situazione di debolezza svende tutto e tutti. Insomma, un po' Alberto Sordi rappresentava questa realtà. Ecco, questa sconfitta, in un qualche modo, la sconfitta nostra, si accompagnano il fatto che c'è un vincitore capitale che ha vinto a livello internazionale, si è cambiato completamente lo scenario e di conseguenza ne è il protagonista. C'è una realtà dell'altra, prima tu mi chiedevi la battaglia all'interno del movimento, c'è una parte cospicua di quel movimento, mi riferisco all'autonomia, mi riferisco in parte nel libro la tratto, quando questo processo qua di dissociazione viene guidato da ex della lotta armata, prima linea, una parte anche di militanti ex delle Brigate Rosse, ma viene guidata anche molto da gente che la lotta armata non ha mai fatta, tipo la questione del Toni Negri, degli arresti che attaccarono l'autonomia, no? Cioè loro furono messi in condizione di fatto, perché poi teniamo presente che lo scontro, qua veramente io sto cercando di fare un po' il punto della situazione, ma consiglio, se qualcuno vuol capire, a leggere come minimo questo libro, poi forse anche diversi altri, perché non si può attraverso quattro parole spiegare tutto. Però voglio dire, la repressione, quando arrivò verso l'onda della sconfitta, mise tutto alla pari. Cioè nel senso che tutto ciò che si muoveva e tutto ciò che non si dissociava ampiamente era lotta armata, era antagonismo. Cioè non c'era più spazio per nessuna possibilità di criticare lo Stato, le forze politiche al potere. Cioè se tu eri fuori da quello, eri un terrorista, eri la lotta armata. Ecco, quello accompagnato dalla debolezza politica della nostra sconfitta ha creato una implosione e esplosione. Allora, oggi diciamo non c'è una ricostruzione, è vero, non c'è una ricostruzione, se non per dei piccoli, dicevo, il libro di Mario, il libro di Barbara e così. Perché non c'è una ricostruzione? Non c'è perché non c'è stata la forza politica da parte nostra di farla. Non c'è perché nessuno la vuole da parte del vincitore, cioè dello Stato.
le forze politiche che hanno caratterizzato quegli anni, la Democrazia Cristiana, il Partito Comunista, hanno bisogno di utilizzare quell'esperienza, quel periodo, noi come sconfitti, come spiegazione delle loro sconfitte, dei loro errori, delle loro anime buie. Il Partito Comunista per spiegare perché la solidarietà nazionale, la sua politica di quegli anni non è andata. Non è andata perché c'era una grande trama dietro, no? Di cui noi eravamo uno dei tasselli. La Democrazia Cristiana perché aveva bisogno di scaricare tutto quello che era l'antagonismo del paese, dal congresso di Livorno agli anni Ottanta, cioè tutto ciò che era fuori da quello che era il suo quadro di società papale e capitalista, ecco, per cui una rilettura storica di quel fenomeno ha sempre trovato, trova tuttora, tanto che non c'è memoria. Se oggi, tanto così in parte mi colpiva, ogni tanto leggere delle cose, mi sembra un paio di anni fa leggevo che avevano fatto un'inchiesta all'Università di Bologna sugli avvenimenti di quegli anni, chi aveva fatto Aldo Moro, chi aveva fatto Piazza Fontana, una cosa valeva l'altra, cioè non c'era minimo di conoscenza. Perché? Perché tutti hanno lavorato non per spiegare quegli anni, ma per confondere quella storia, per cercare di schiacciarli e dargli una cappa del grande complotto. C'è la sconfitta, adesso non voglio ripetermi, c'è la sconfitta, c'è la visione, un pochettino secondo me che la cultura italiana caratterizza questo, c'è l'incapacità nostra, c'è stata l'incapacità nostra di capire quando un percorso si era chiuso. Abbiamo avuto bisogno di averli tutti in carcere per capire che non c'erano prospettive che potessero dare uno sviluppo a quel processo rivoluzionario.